Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un altro video di Undertale. Sono appena svegliato, lo faccio per voi. Che è sta roba? Ah, non ho voglia di combattere a quest'ora. Scherzo. Hai fatto un... Ah, dovevo far ridere quello? Sì, vabbè, finché è facile. Allora, ridi. A che stai ridendo? Ah, non lo so. Non so neanche cosa sto facendo, ma è col che. Cosa? Va bene, non ho capito, non ho voglia di spiegarlo. No, mi ha preso. Oh, ma perché non posso semplicemente risparmiare? Ridi di nuovo! Non so, premo tasti a caso, non so cosa fare. Scherza. Sì, mi ha preso. Vediamo. Un altro scherzo. Uffa, non lo so allora. Cos'altro? Vabbè, check, così andiamo sul... Ah, ho capito, ho capito. Quindi devo ridere. In pratica. Ma devo fare uno scherzo e ridere dopo. Penso, penso. È da un po' che ridi. Visto? Risate. Papà sbagliava. Perché era un commediante. Finalmente. Ora ho perso tutta la vita. Salva. Di sopra che... Ah, una canna da pesca. È una canna da pesca. È una canna da pesca fissata per terra. La tiri su? Sì. Si è attaccato alla foto di un mostro strano. Chiamami, c'è il mio numero. Hai deciso di non chiamare. Bravo. Bravo. Le casse, vabbè, sono inutili. Comunque, come stavo dicendo a proposito di Undyne? Adesso cominciano. Guardateli per bene. Non sto capendo più nulla. Stanno girando in tondo. Perché si sono girando? Sans! Oh mio Dio, cos'è quello? Un umano? Attualmente penso sia una roccia. Oh. Ehi, cosa c'è di fronte alla roccia? Oh mio Dio! È un umano! Sì. Oh mio Dio! Sans! Finalmente ce l'ho fatta! Undyne! Io sarò così popolare, popolare, popolare! Umano, non passerai di qui! Io, il grande Papyrus, ti fermerò! E poi ti catturerò! E verrai spedito alla capitale! Dunque, non sono sicuro che ci sarà dopo. Comunque, continua, se osi. Li ho finiti. Dunque, è andata bene. Non prendertela, ragazzo. Chiuderò un occhio per te. Questa stranamente l'ho tradotta perfetta, penso. Ah. Complimenti, credo. Dici che ho un bel cappello. Cosa? Il mio cappello è troppo grande perché io ti senta? Che minchia vuol dire? Come dire, mi fanno male le tasche, che vuol dire? Va bene, non ho capito. Devo dirgli prima qualcos'altro. Sì, vabbè, ma sto coso, quanto è facile. Signore? Ah, sembra irritato. Ok, no. Ora, complimento. Non ho capito. Still. Aiuto, un ladro. Allora cosa devo fare, scusa? Complimento. Uffa. Cos'altro gli dico che un testa di... Cioè, che è un... check.
E allora cosa gli dico? Io non posso attaccarlo. Ancora, ho il cappello troppo grande perché io ti senta. Fanculo. Me ne vado. No, Maria, io esco. Qualcosa si è mosso? O era la mia immaginazione? Se solo potessi, posso vedere solo le cose che si muovono. Se qualcosa si muoveva, per esempio un umano, mi sarò sicuro che non si muoverà più. Doggo blocca la via. Aspetta. È troppo sospettoso per i tuoi movimenti. Non muoverti. Ok, non mi muovo. Quelli blu non devi muoverti. E non sembra che trovi nulla. Ok, lo carezzi. Sono stato carezzato. Resto fermo. Pet, pot, pat, vabbè. No, 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 devo. Indietro, dietro, indietro. Risparmia. Qualcosa mi ha carezzato. Qualcosa che non si muove. Ho bisogno di alcuni croccantini per questo. Ok, fuori dal... Qualcuno ha fumato dei croccantini per cane, bada per... Ah, e tu che fai qua? E c'è qualcosa di importante da ricordare. Mio fratello ha un vero attacco speciale. Se vedi un attacco blu, non muoverti e non ti farà del male. Ecco una cosa veloce per ricordarlo. Immagina un segnale di stop. Quando vedi un segnale di stop, ti fermi, giusto? Aspetta. Quando i segni degli stop sono rossi, immagina uno stop blu. Semplice, vero? Quando combatti, pensa a proposito dei segnali di stop blu e te lo mette in giallo. Per trollarti. No, su, dobbiamo andare. Il cartello, cosa dice? Ah, su, sud, ghiaccio, nord, ghiaccio, ovest, ghiaccio, est, Snowden, e ghiaccio. Non fa una piega. Qua c'è un pupazzo di neve. Ciao, sono un pupazzo di neve, non l'avrei mai detto. Voglio vedere il mondo, ma non posso muovermi. Se sei un viaggiatore, per favore, prendi un pezzo di me e portalo lontano. Grazie. Ok, abbiamo un pezzo. Che sto facendo? Ma io, cosa sto facendo? Ma per io intendo il pezzo che ti ho dato. Molto bene, ma come fa la neve a non sciogliersi dopo? Quando andiamo nelle Outland? Sei pigro. Stavi dormendo tutta la notte. Credo sia chiamato dormire. Scusa, scusa. Oh, l'umano è arrivato. Proprio per fermarti. Mio fratello e io abbiamo creato un qualche puzzle. Penso che tu troverai questo qua scioccante. Oh, tradotta bene. Vedi, questa è un'invisibile rete elettrica. Quando lo tocchi... Questa palla attirerà tutta la tensione. Divertente? Perché? Perché il totale del divertimento che avrai è davvero poco. Ok. Puoi andare avanti ora. Ah. Sainz, che cosa devo fare? Penso che l'umano doveva tenere l'orba. Ah, ok. Ma che cazzo, dai, l'ha capito. Io la prima volta ho fatto lo stupido e ci sono cascato. Tieni questa per favore. Però che saldo. Ok, prova ora. Fatto. Incredibile. Tu sfuggente lumaca. Hai risolto così facilmente, troppo facilmente.
Comunque, il prossimo padre non sarà così facile. È stato disegnato da mio fratello, Sainz. Allora siamo tranquilli. Sarai sicuramente confuso. Lo so che lo sono. Niente, basta così. Dimmi qualcosa. Ehi, grazie. Fratello sembra avere molto divertimento. Comunque, hai visto quello strano vesti quegli strani vestiti che usa? Belli. L'ha fatto per qualche fiera del costume? O qualche festa. Come cazzo ve lo dico? Qualche festa in costume di qualche settimana fa. Non ha indossato nient'altro da allora. Lo chiama indumento di battaglia. Non è figo così. Un po' strano però. Non capisco perché non sto vendendo. È il clima perfetto per qualcosa di freddo. Cosa? Ghiaccio, 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 vuoi un gelato? Cioè, ti sputano in faccia se lo chiedi qua. Oh, un cliente. Ciao, vuoi qualcosa di. Vuoi un ice cream? Va bene, ti richiaccio. Quello lì è un minigioco, ma. E tu che ci fai ancora qui? Stavo pensando di vendere qualcosa anch'io. Eh? Ah, ok. Fried snow. Ok. E la Madonna. 50.000 miliardi. Un altro po', dai. Ok, questo qua è un minigioco. Dobbiamo portare la palla. No! Ci sta sciogliendo. Ma perché va sugli angoli? Vai, 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 ce lo stiamo a fare. No, non ce lo stiamo a fare. Ma perché la palla va storta? Aspetta, che ce la sto. No, non la neve. Ah, no, come. Sì, viola, che schifo. Ah, due di oro, quindi vuol dire che abbiamo fatto davvero schifo. Su, mi ispira. Infatti non c'è nulla. Sì, quello dei cani che trovi più avanti. Capirete anche voi quale. Sembra una palla di neve. Attualmente è un. No, bastardo. È un dodecaedro. Ma no, non penso sia tu. Penso sia pronto per leggere. Sainz, dov'è il puzzle? È lì, per terra. Credimi. Non c'è. Credimi, non potrà mai farcela. Ma cosa? Sainz, non ha fatto nulla. Ops. Pensavo che avrebbe usato. Sapevo che dovevo usare le parole crociate di oggi invece. Cosa? Parole crociate? Non posso credere che tu l'abbia detto. Per me, Junior Jumble è facilmente il più difficile. Cosa? Davvero? Quella cosa strafacile? È per bambini. Incredibile. Umano. Umano, dimmi te. Cos'è più difficile, Jumble? Sì, per accontentarlo. Ah, sì. Gli umani sono molto intelligenti. Se trovano anche loro Junior Jumble così difficile. Via, porta le palle. Grazie per aver detto Junior Jumble. Solo per accontentare mio fratello. Ieri. Cosa? Ieri si era bloccato cercando di risolvere l'oroscopo. Com'è possibile? Cioè, non vedo una motivazione valida. È una nota di Papyrus. Umano, umano, che ti piacciono questi spaghetti? Comunque, questi spaghetti sono una trappola, disegnati per intrappolarti. Sarai così impegnato a mangiarli?
che non realizzerai che non stai andando avanti. Intrappolato dal grande Papyrus. Papyrus. È un piatto di spaghetti congelati. È così freddo. Sono così freddi, sono incollati al tavolo. Bene. Sapendo che il topo, prima o poi scalderà gli spaghetti, ti riempi di determinazione. Bene. Un secondo. E qua? Un topo, quello che ho in casa, per esempio. È un... come si chiama? Vabbè, è un microonde. Su tutte le opzioni c'è scritto spaghetti. Vabbè ragazzi, vi fermo qui. È stato un po' corto, ma ve ne porterò più spesso, quindi seguiteli. Ci vediamo al prossimo e ciao a tutti.